Bene, sono le 16:03, siamo 40. Io saluto tutti i partecipanti, vedo che ci sono anche componenti del board Uncem, chiamiamolo così. Ho visto Tiziano Maffezzini collegato, presidente di Uncem Lombardia, ho visto Lorenzo Bernardinetti, presidente di Uncem Abruzzo, non vorrei dimenticare nessuno, c'è Antonello Angeleri. Segretario generale di ANFOV, con cui stiamo lavorando molto con le imprese sui territori. Ho visto l'amica Nuria Mignone, esperta di sviluppo locale, Fabrizio Gea, Confindustria, che saluto e ringrazio per il lavoro che sta facendo sul Canavese. Il nome anche dei presenti dice molto rispetto al loro percorso. Ho visto sindaci Alessandro Laiolo, Valerio Carsetti e tanti amici. Siamo 42. È un onore poter avviare questo ciclo di incontri. Saranno tre nel mese di dicembre, d'intesa con Tim, non ha certo bisogno di presentazioni. Il gruppo e il lavoro che si fa sui territori. Sono molto contento di poter, come Uncem, avviato questo lavoro già all'interno della nostra assemblea congressuale di fine ottobre, e con la più grande telco italiana abbiamo avviato un rapporto ormai da anni con l'amministratore delegato, con tutte, Non sento il video. con tutte le, con tante componenti nazionali e che lavorano sul territorio di TIM per tanti fronti di impegno che riguardano in primis, come sapete tutti benissimo, chi segue Uncem, molti dei 46 collegati, ci conosciamo da tempo, sapete quanto è forte il nostro impegno per la riduzione dei divari, riduzione dei divari che non è soltanto legato alla mancanza di infrastrutture. Questo è il primo punto su cui lavoriamo. Ho citato prima Antonello Angeleri, ma anche d'intesa con ANCI, tanti amici, però il punto è far crescere nuove competenze, capacità e visioni all'interno del sistema di enti locali che Uncem rappresenta, nei 3.850 comuni montani, 54% del territorio. E grazie alle infrastrutture poter dare al sistema degli enti territoriali strumenti per essere più smart, che è un po' l'argomento di oggi che abbiamo condiviso. Ringrazio, fatemi ringraziare in particolare Giulio Di Giacomo, Tim, per il lavoro che si sta facendo insieme, e uno stretto legame anche volto, lo dico senza piaggeria, volto a risolvere con semplicità ed efficacia problemi che ci vengono segnalati dagli enti locali. Lo sapete tutti, quando 3 anni fa abbiamo invertito, 2 anni fa anzi, abbiamo invertito il rapporto con Poste Italiane. Voi direte cosa c'entra Poste Italiane? C'entra perché abbiamo invertito un rapporto con uno dei grandi player del sistema italiano a vantaggio degli enti locali per avere un'interlocuzione molto forte, molto decisa, intensa, anche scambiarci problematiche e opportunità. Stessa cosa io credo che abbiamo fatto con Tim in questo ultimo anno in particolare nel lavorare insieme e con Cito Giulio, ricito Giulio perché anche sulla base di segnalazioni degli amministratori locali, istanze, necessità che emergono dai territori, si riescono in qualche modo a risolvere e a portarle ai tavoli che non sempre da soli gli amministratori locali riescono a raggiungere. Ben venga che io credo le associazioni, le nostre organizzazioni, corpi intermedi, agevolino questo percorso. E come dicevo, il lavoro è sul fronte delle infrastrutture, la rete di TIM per la telefonia fissa e per la telefonia mobile, per i sistemi di banda ultralarga che dobbiamo avere nei nostri territori. Sapete quanto ci stiamo lavorando e quanto dobbiamo lavorarci insieme per far sì che riduciamo le sperequazioni. Alla nostra assemblea, per chi non l'ha seguita, l'amministratore delegato di TIM, il dottor Gubitosi, che ringrazio ancora una volta, ha evidenziato questo percorso che si sta facendo, che io ribadisco come particolarmente virtuoso, insieme naturalmente al MISE e al Ministero per la Digitalizzazione. Abbiamo un rapporto col ministro Pisano su questi fronti che porterà anche, apro e chiudo parentesi, a
a un bando a breve, entro la fine di dicembre, che ci sarà per i comuni, per migliorare i loro servizi legati a come si rapportano con i cittadini, alle piattaforme che utilizzano per i sistemi informativi, sia interni sia all'esterno degli enti. E quindi dicevo che il rapporto con TIM però è volto anche a migliorare le competenze. E gli osservatori più acuti, qualche giorno fa, confrontandomi con Francesco Profumo, già ministro e oggi presidente della Compagnia di San Paolo, la seconda fondazione di origine bancaria per importanza in Italia, insisteva sulle competenze che dobbiamo inserire, innestare nella pubblica amministrazione. È difficile per una mancanza anche di nuove forze che non riescono ad entrare, per sappiamo bene quali sono le complicazioni e la burocrazia che c'è oggi nell'innestare nuove forze nella PA. Ma credo che grazie alla collaborazione che abbiamo avviato con una serie di player importanti, come appunto TIM oggi, e qui ringrazio Gaetano Di Tondo e Mario Polosa per il lavoro, quanto ci proporranno nelle loro relazioni, e io credo che il rapporto che c'è in questo caso con TIM e con un suo con il gruppo Olivetti, che fa parte appunto di TIM, credo che sia fondamentale oggi questo lavoro, quest'ora anche che passeremo insieme, di formazione, di lavoro, per migliorare le nostre competenze ed essere più smart, in primo luogo noi e non soltanto gli amministratori, non soltanto le amministrazioni dove siamo impegnati, essere più smart e capaci di cogliere le sfide del cambiamento che anche questa pandemia ci ha imposto, che ha imposto agli enti locali. Gaetano e Mario sanno, come con Giulio ci diciamo spesso, fino a ieri sarebbe stato veramente impensabile fare un consiglio comunale da Macra o ad Acceglio in Alta Val Maira su una piattaforma Zoom. Finché ci vediamo noi per le riunioni, vabbè, la vediamo noi, ci vediamo e ci capiamo, ma fare un consiglio comunale in un comune di 150 abitanti su piattaforma Zoom è in qualche modo già un punto di partenza. E come ho detto qualche giorno fa una giornalista che mi diceva, beh, però è già un punto, e faccio, certo, è un trampolino, io credo, anche per le cose che ci diremo oggi rispetto alle opportunità che interessano gli enti locali, le cose che si possono mettere a terra, che le imprese ci aiutano a mettere a terra. Quando dicevo prima di quel bando che la Pisano, il Ministero della Digitalizzazione, lancerà insieme al Ministro della Pubblica Amministrazione, credo che da lì ci possano essere delle opportunità con delle risorse che arrivano per affidarsi a imprese, rompere un muro che ancora troppo spesso separa pubblico e privato, nel sistema anche degli enti territoriali. È difficile dialogare con le imprese, ma oggi impariamo e costruiamo dei percorsi affinché lavorare con un'impresa che ci mette a disposizione servizi, visione, teste e cultura sia più semplice e più immediato. Ecco, questa era la mia breve introduzione, anche per prendere qualche minuto nel momento in cui stanno entrando, siamo 58 e stanno entrando altri amministratori, altri sindaci. Allora, io, se siete d'accordo, colleghi, amici, io lascerei la parola ai due relatori, in qualche modo, Gaetano Di Tondo, che è Institutional ed External Relation Director di Olivetti, e Mario Polosa, Business Innovation di Olivetti. Ora, da piemontese non devo dire a voi quanto per me, per noi, per tanti di noi, questo nome, Olivetti, sia importante e prezioso nella sua storia, e io credo anche nel suo futuro, per il lavoro che potremo e riusciremo a fare insieme. Per cui io, concluso questa breve introduzione, lascio a voi, credo Gaetano per primo e poi Mario, ci diamo del tu, usiamo il tu, sì, istituzionale, che è simpatico e smart anche il tu. Lascio a voi, se avete delle slide da condividere, vi inserisco anche come relatori, se volete condividere lo schermo, altrimenti procediamo così. Un po' di domande e un po' di giro di considerazioni di chi vorrà intervenire. Siamo 60, per cui buon lavoro a tutti, buon inizio a te Gaetano. Grazie, sì, abbiamo delle slide e un video per rompere il ghiaccio. Allora, dovresti riuscire a condividere lo schermo. Allora, vediamo. Sì. Perfetto, questo. Ottimo, noi vediamo il tuo schermo. Perfetto, allora lo metto in modalità presentazione, così si vede meglio. Grazie.
Allora, grazie intanto della presentazione. Anche noi, visto che hai parlato del Piemonte e di Torino, insomma, la base nostra è Ivrea, adesso vedremo qualcosa. Quindi io partirei dal nuovo racconto della nuova Olivetti. Lo vediamo in un video rapidamente. Gaetano, non sentiamo l'audio. Allora, aspetta, io c'ho tutto, la voce la sentite? Sì, la voce tua bene. È strano perché io lo vedo settato. Allora, l'audio, allora facciamo così, io ve lo faccio scorrere, poi ti mando il link e lo possiamo condividere. Non ci sono parole, ma è solo musica. L'importante è leggere i testi. Perfetto. Allora, parlavo dei testi perché io sono, nel doppio ruolo che ho, sono anche presidente dell'Associazione Archivio Storico Olivetti, parlando di Ivrea e parlando della nostra storia. Allora, questi testi li ho presi in archivio da un progetto di 30 anni fa, erano montati su pannelli e su percorsi visivi del passato e attualizzati, come diciamo noi. Quindi, alla fine, parliamo di valori, parliamo di innovazione, parliamo di tecnologia. Ce l'abbiamo nella nostra storia e ce li abbiamo ancora oggi, quindi è un percorso che funziona. Design meets technology insieme all'innovazione è il nostro payoff, è il nostro posizionamento istituzionale. L'abbiamo lanciato 3 settimane fa ed è quello che ci seguirà lungo il percorso. Poi con Mario vediamo un po' di altri dettagli. L'estrema sintesi, Olivetti oggi sta cambiando completamente anima. Olivetti oggi è la digital farm del gruppo TIM, in charge per lo sviluppo, ad esempio, dell'IoT. Oltre all'IoT, lavoriamo sui big data e su un'altra serie di trend digitali. Quindi ci stiamo allontanando di più da quello che era il prodotto fisico e ci stiamo inserendo di più come campioni all'interno del gruppo su queste nuove tematiche. E questo è importante anche perché io faccio spesso parallelismi vedendo la comunicazione di tutto l'insieme, passato, presente e futuro, quello che era il passato. Quindi se noi siamo abituati a parlare delle fabbriche Olivetti anche in ottica di CSR per tutto quello che è stato lo sviluppo sociale, economico e culturale dell'Italia, oggi parliamo di farm. Quindi questi parallelismi funzionano perfettamente. Pronto? Pronto? Spegnete i microfoni, siate smart anche sui microfoni, altrimenti non ci siamo. Allora, due parole su Ivrea, tanti di voi la conoscono, e anche stamattina ero al telefono col sindaco per tante cose, perché poi hai citato Giulio prima, anche noi di fatto sul territorio facciamo poi anche un po' noi da riferimento a livello di gruppo. Vi faccio vedere questa Casa Blu perché è la nuova sede di Olivetti a Ivrea. Casa Blu era l'ex centro studi ed esperienze ai tempi della Olivetti di qualche decina d'anni fa ed era stato poi l'Interaction Design. Quindi per noi questa ha una serie di significati. Abbiamo fatto un restauro conservativo insieme ai beni culturali lo scorso anno e oggi è l'hub dello sviluppo innovativo di Olivetti all'interno della core zone, quindi protetto e tutelato. E qui vicino ci trasferiremo anche l'archivio nell'arco dei prossimi 6 mesi. Quindi per avere questa circolarità che continua a unire anche simbolicamente il passato con il futuro. Qui dentro, ad esempio, durante il Festival dell'Architettura, che è stato fatto a Ivrea a metà settembre, abbiamo ospitato nell'auditorium una serie di eventi. Quando si potrà tornare a fare qualcosa di fisico, ben venga se vogliamo fare anche qualcosa insieme qui, così come lo facciamo con Confindustria, col Comune, con la Regione e con tanti altri. Cioè vogliamo che sia anche un pochino la casa dell'innovazione, intesa come la condivisione di percorsi e di idee, dove ci scambiamo delle esperienze. Questo è un pochino l'obiettivo. Qui dentro, dall'anno prossimo, faremo anche un Oli Hub Experience,
dove a quel punto sarà possibile toccare con mano e provare quello che fra un po' vedremo su carta e nelle immagini. Questo percorso, noi probabilmente, non so chi di voi ci segue sul sito, sui social, è un percorso continuativo, noi ogni giorno raccontiamo qualcosa, questa è un pochino la sintesi degli elementi che vengono raccontati e devo dire che funzionano, non soltanto dal punto di vista banale dei like o dei follow, ma perché cominciano a costruire un substrato su cui poi si innestano una serie di sviluppi successivi. Evoluzione digitale. Non so quanti di voi conoscono il progetto Operazione Risorgimento Digitale. Io lo cito sempre come Olivetti perché la formazione e l'educazione sono stati due assi fondamentali della nostra storia. Quindi io e noi ci riconosciamo totalmente in questo progetto del gruppo TIM di cui facciamo parte e perché Olivetti fa parte del progetto. Alle 17:30, se qualcuno di voi si vorrà collegare successivamente sul sito di Risorgimento Digitale, ci sarà una diretta con Salvatore Rossi, con Luigi Gubitosi, con probabilmente, non so se parlerà anche Paola Pisano, e ci saranno gli interventi di 30 amministratori delegati, compreso quello di Olivetti, sui temi di formazione di evoluzione digitale. Quindi è un altro momento comunque di formazione. I giovani, per chiudere questa parte generale, che non sono il target commerciale, se così lo vogliamo definire, ma sono il target del futuro per far sì che Olivetti diventi veramente la digital farm. Per fare questo percorso di evoluzione anche noi dobbiamo fare una sorta di turnaround all'interno dell'azienda, quindi dobbiamo necessariamente parlare a loro. Cito soltanto due esempi e poi ovviamente siamo disponibili a qualsiasi tipo di approfondimento per chi volesse farli. Noi da 4 anni facciamo un Olivetti Design Contest, negli anni precedenti era incentrato sullo sviluppo di prodotti, quest'anno ancora una volta in archivio abbiamo circa 700 caratteri tipografici, macchine da scrivere, calcolatori, computer e così via, abbiamo detto facciamo l'Olivetti Type di oggi. Quindi in questo momento hanno già aderito 27 istituti di design in giro per il mondo, dagli Stati Uniti a Sudafrica, a Israele, da tutto il mondo, e altri stanno aderendo. Abbiamo lanciato questo concorso di idee. L'altra cosa è il master col Politecnico di Torino, anche questo è ovviamente legato su tutti i temi di automazione, Industry 4.0, IoT. Abbiamo prolungato la deadline di iscrizione al 10 di dicembre, abbiamo già ricevuto una 50ina di candidature e quindi se altre ne arriveranno ben venga. Quindi questo è per chiudere, è il rafforzamento di Olivetti sul territorio. Noi siamo nati a Ivrea, è una sorta di voler restituire, no, qualcosa a chi c'ha. Comunque noi viviamo anche del potere del brand, quindi questo è qualcosa di universalmente noto. Allora noi ripartiamo dal territorio con l'obiettivo di sviluppare tutto quello che facciamo, non soltanto ovviamente sul territorio, ma di replicarlo a livello nazionale e internazionale, perché questo è un pochino quello che ci stiamo dando come obiettivo per i prossimi 3 anni a livello di piano. Chiaramente, come hai detto all'inizio, insieme a TIM, perché siamo parte di TIM e perché poi una serie di tutto quello che vedremo adesso ovviamente può esistere e sussistere sulla base di connettività piuttosto che cloud, che anche gli argomenti successivi. Quindi sono tutti asset e assi che devono integrarsi fra di loro. Io lascerei la parola a questo punto a Mario, se non avete altre curiosità di temi generali, e decidete voi se poi volete fare le domande man mano che noi parliamo, non c'è nessun problema, o se volete tenerle tutte alla fine. Io le lascerei in coda, Gaetano, lascerei a Mario di entrare nel merito delle questioni, delle opportunità, delle sfide, e poi facciamo un po' di interventi dei partecipanti, siamo 67 in coda. Non so se Mario deve condividere lo schermo. Ma guarda, se vuoi Mario vado avanti io, ti mando avanti le slide, già che l'ho condiviso. Ok, va bene così. Bene. A te Mario. Grazie. Allora, io volevo provare in questa mezz'ora abbondante che ci resta a darvi una vista complessiva delle soluzioni che Olivetti ha sviluppato, ma anche raccontarvi un po' che cosa stiamo preparando per il futuro. Quindi sarà una panoramica
senza entrare troppo nei dettagli, proprio per darvi un po' una infarinatura delle varie soluzioni, capire gli ambiti sui quali indirizziamo, ma come diceva Gaetano all'inizio, il nuovo modello di rilancio di Olivetti, quindi la costruzione di questa digital farm per il gruppo, che ovviamente sfrutta l'esperienza che abbiamo fatto in questi ultimi anni, però vuole andare in maniera più organica e più strutturata a creare una piattaforma, chiamiamola, cioè una piattaforma un po' riduttivo, però un framework sul quale sviluppare servizi per i clienti, per le nostre le imprese clienti, le amministrazioni e gli end user, in maniera anche replicabile, efficiente, con un time to market adeguato, quindi consentire a Team, che è il nostro primo cliente, perché il cliente interno che poi veicola sul mercato le soluzioni che Olivetti sviluppa, di dare delle risposte in tempi coerenti con le attese, di entrare soprattutto in modalità forte a presidio di diversi verticali del mercato dei servizi digitali. Per fare questo farei un piccolo passo indietro, tanto per, come dire, settare la comprensione del mercato, e parlerei di che cos'è la trasformazione digitale. Probabilmente tutti abbiamo un'idea e vanno bene o male tutte quante, tutte bene, no? Però diciamo, mi piace partire dal fatto che cos'è la trasformazione digitale. La trasformazione digitale è un processo di innovazione che ha degli obiettivi, no? Perché l'innovazione fine a se stessa non serve a niente. Sì, è un processo di innovazione che serve a fare almeno tre cose: creare dei modelli di efficientamento dei processi, creare delle nuove fonti di reddito, ma soprattutto migliorare le customer experience. Questi sono, diciamo, tre obiettivi attraverso i quali secondo me si raggiungono un po' tutte le declinazioni delle trasformazioni digitali. Come si fa questa trasformazione digitale? Si fa in un modo, diciamo, apparentemente semplice. Poi il segreto dell'innovazione tecnologica è nascondere la complessità, no? Per il cliente finale. Però si fa creando una rappresentazione nel mondo digitale, nel mondo dell'informatica, delle reti, delle piattaforme, del mondo reale, quindi il mondo fatto da persone, fatto da oggetti e fatto da processi. E bisogna riuscire a trovare il modo di rappresentare questi processi, persone, oggetti nel mondo digitale. E come si fa questa rappresentazione? Si fa attraverso i dati. Quindi l'essenza della trasformazione digitale è trovare una rappresentazione attraverso dei dati, dei parametri, dei KPI, per poter rappresentare, al fine di trattare questi dati, analizzarli, estrarne delle informazioni a valore, di portarli a valore e poter interagire con processi, oggetti e persone. Questa è un po', secondo me, l'essenza, e se ci ragioniamo lo troviamo un po' in tutte le soluzioni che poi vanno sotto il cappello di soluzioni digitali o soluzioni di trasformazione digitali. Allora, quali sono questi dati? Ci sono dei dati che già abbiamo, a volte, diciamo, database sono tantissimi, anche nel mondo della pubblica amministrazione sono innumerevoli sorgenti di dati che già abbiamo e che fortunatamente nel corso degli anni sono stati appunto trasformati in database digitali e quindi sono utilizzabili. Come gruppo Team noi abbiamo un patrimonio di dati che è quello dei nostri clienti. I clienti mobili sono circa 30 milioni che si muovono nella rete, accedono tutti i giorni per telefonare, trasmettere informazioni, eccetera. Questi dati anonimizzati, ovviamente, per rispettare i principi del GDPR e le normative, sono un primo patrimonio importantissimo che già, come dire, a pieno titolo fa parlare di big data, perché diciamo, è un numero che impressiona, uno lo sente per la prima volta. Ogni giorno la rete raccoglie circa 57 miliardi di cartellini, ovvero di informazioni elementari relative all'accesso dei clienti alla rete, all'interazione dei clienti con la rete.
questa cosa si ripete tutti i giorni e quindi potete immaginare la mole di dati che, di cui disponiamo. Beh, insomma, a parte utilizzarli in maniera corretta per erogare i servizi di telecomunicazione, che sono il motivo per cui i clienti utilizzano le nostre reti, si possono utilizzare per realizzare tanti altri servizi. Quindi questa è una prima fonte sulla quale poi ci soffermiamo ed è quella a cui si riferisce la prima slide. Anticipo invece la seconda serie di dati, che è quella che vogliamo narrare, e sono i dati che ancora, in qualche modo, ancora dobbiamo estrarre dai processi, dagli oggetti, dalle persone, e lo facciamo attraverso le soluzioni del cosiddetto, no, Internet delle cose, Internet of Things. E come si fa a estrarre questi dati da processi reali o da attività che si fanno, diciamo, nel mondo reale? Bisogna usare dei sensori, no, dei convertitori analogico-digitali che riescano a interagire con quell'oggetto o con quel processo e trasmettere il dato che riescono a rilevare, trasmetterlo verso il cloud, verso le piattaforme che poi sono quelle sulle quali vengono realizzate le applicazioni. Quindi, oltre ai sensori, che cosa servono? Servono delle reti di trasmissione di questi dati. In generale, diciamo, l'IoT si basa su reti senza fili, reti wireless. Per noi team, wireless è uguale al 99% reti cellulari, visto che abbiamo creato, gestito e esercito reti dalla prima generazione del famoso TACS, che qualcuno di voi ancora ricorderà, a 2G, 3G, 4G, e oggi siamo sul 5G. Bisogna anche dire che esistono delle specializzazioni di queste reti proprio per trasferire le informazioni dagli oggetti. A partire dal 4G si sono introdotte, noi abbiamo fatto già alla fine del 2018, delle tecnologie che consentono di trasferire questi dati in maniera molto efficiente, e pensando al fatto che spesso l'oggetto è qualcosa che ha un valore molto limitato, quindi non si può pensare di utilizzare un modem, uno smartphone che costa centinaia di euro, bisogna riuscire a trasmetterlo spendendo pochi euro anche per l'attrezzatura hardware, e soprattutto, diciamo, spesso sono oggetti che non hanno una fonte di alimentazione, quindi la batteria, un pannellino solare devono essere sufficienti, quindi devono avere bassissimi consumi. E poi anche un altro elemento è l'elemento di copertura radioelettrica, quindi si trovano in situazioni dove, diciamo, non siamo al centro città necessariamente, possiamo essere in un seminterrato se si tratta di un contatore del gas o dell'acqua, possiamo essere in ambiente rurale, tanto per entrare nel territorio che voi presidiate con la giusta attenzione. E quindi, diciamo, il tema della copertura è sicuramente un altro elemento molto importante. Quindi che cosa abbiamo bisogno per iniziare, no? Se pensiamo al territorio, bisogna indirizzare i bisogni del territorio. Quindi un primo tema sicuramente per voi importante, ma lo è ovviamente anche per noi, è quello del bisogno di connettività per abilitare questa trasformazione digitale, come diceva Marco all'inizio, superare, insomma, quelle differenze che si sono create, si chiama poi digital divide, differenza dei livelli di servizio che ancora esistono in alcune zone fra città metropolitane e alcune aree del territorio. In questo, diciamo, l'impegno del gruppo team è ben noto, il nostro amministratore delegato di gruppo lo sta ribadendo in vari contesti, e questo mi sembra che sia uno dei temi di questi incontri fra gruppo team e UNCEM, mi sembra sia trattato nel terzo incontro dal responsabile della rete. Poi ci saranno, immagino, bisogno di soluzioni per poter aderire ai modelli digitali, quindi lo smart working è un classico esempio al quale ci stiamo abituando velocemente, ma che comunque è un'esigenza quotidiana per tutti, lo sta diventando per tutti. L'assistenza remota in varie fasi, in vari processi, compreso quello dell'assistenza medica, che è ancora un tema sul quale l'Italia è un pochino, diciamo,
timida, lasciatemi dire, perché le soluzioni esistono un po' di tempo, però anche il quadro normativo non consente appieno di poter fruire della tecnologia per la telemedicina, ma sicuramente questa situazione sta accelerando anche quel percorso, e la scuola nella didattica a distanza evidentemente è un'altra delle espressioni, diciamo, chiamiamola così, del telelavoro per i docenti, ma della scuola per i discenti. Poi diciamo c'è bisogno di soluzioni per valorizzare il territorio, no? Questo penso al turismo, ai servizi che i comuni vogliono offrire agli abitanti e ai turisti, penso al mondo dell'agricoltura di precisione sulla quale stiamo investendo parecchio, diciamo, per il momento del nostro tempo e del nostro impegno, perché vogliamo favorire un modello di trasformazione digitale accessibile a tutti, e anche ad esempio alle risorse turistiche e sciistiche, quali gli impianti di innevamento artificiale, quindi il monitoraggio delle situazioni per poi rendere servizi migliori ai clienti. Ultimo punto, credo che sia un'esigenza, è quelle soluzioni per proteggere il territorio e le sue risorse, quindi il monitoraggio dello stato dei fiumi, dei laghi, la qualità delle acque, i livelli, ma anche la prevenzione degli eventi, diciamo, negativi che la natura può riservarci, quindi protezione dei boschi, gli incendi, il dissesto idrogeologico. Sono tutte tematiche che attraverso la trasformazione digitale abilitata dalle tecnologie dell'IoT sono possibili, ma che sono diciamo dei segmenti del mercato sui quali Olivetti si sta indirizzando da un po' di tempo e, diciamo, farà sempre di più. Questo era un po' per dare il quadro generale, la panoramica di servizi ai quali faremo riferimento in questa chiacchierata. Se torni un attimo indietro, Gaetano, su certo. Prima Big Data. Ok. No, quella dopo, grazie. Sì, si è bloccato, ecco. Sì. Allora, diciamo c'è un primo catalogo di soluzioni che appunto vanno sul mercato con il brand di Team Big Data, e sono powered by Olivetti. Sono le soluzioni che, appunto, dicevo, si basano sull'analisi dei dati di mobilità delle persone. Si tratta di analisi avanzate che sfruttano due elementi essenziali: la presenza di persone e il movimento di queste persone sul territorio. Poi sulla base di questi due elementi di base si costruisce il servizio integrando tante altre fonti di dati, che possono essere dati anagrafici, per classi di anagrafica, per genere, per abitudini, per abitudini di spesa, ad esempio integrando con i dati di spending, ma anche la mobilità viene analizzata in termini di matrici origine e destinazione, le chiamiamo, ovvero analizzare come si muovono i flussi sul territorio. Attraverso queste suite di servizi riusciamo ad offrire delle soluzioni che sono ampiamente utilizzate dalle pubbliche amministrazioni, sia per scopi, diciamo, di monitoraggio e pianificazione del territorio, sia per scopi di public safety, sia per scopi di valorizzazione turistica. Quello che riusciamo a dare attraverso gli insight, no? Quindi l'analisi approfondita di questi dati, sono analisi dei comportamenti delle persone, dei flussi di persone, che quindi possono consentire di indirizzare al meglio le attività e le risorse di pubblica sicurezza, ad esempio durante gli eventi sportivi, eventi di altra natura, piuttosto che invece per altre tipologie di impiego, no, possono consentire una gestione intelligente del territorio. Evidentemente viene da pensare anche al traffico, non solo di persone, ma al traffico automobilistico, perché questi dati possono essere e vengono, diciamo, da noi integrati con dati di mobilità o discriminato attraverso le analisi del tasso
di variazione della mobilità, si può stabilire se una persona si sta muovendo a piedi o se si sta muovendo in auto, in moto, e quindi diciamo creare degli strumenti che possono servire a pianificare al meglio gli interventi di mobilità. Se passi alla prossima slide, grazie. Smart City Governance invece che cos'è? È un concetto di control room, consentitemi questo termine, perché crediamo che l'esigenza di chi amministra un territorio, amministra una città, sia quella di riuscire ad avere una vista integrata di tutte le aree del territorio, le soluzioni che ha già implementato per governare questo territorio e le soluzioni tecnologicamente più avanzate che sta implementando. Quindi spesso questo sicuramente avviene nelle grandi città, ma anche nelle realtà regionali o locali altrettanto abbastanza diffuso. Ci sono diversi sistemi che hanno anche, come dire, storie diverse, temporalmente implementate in periodi differenti e amministrati da enti o divisioni amministrative differenti, no? Però è sempre più frequente la figura del city manager, comunque colui che deve avere una vista integrata di tutte queste soluzioni e poter correlare le informazioni, avere appunto in tempo reale una vista complessiva di come si stanno svolgendo i servizi nella città per poi migliorare l'offerta di servizi ai cittadini. E questo è un po' lo spirito che guida Smart City Governance, che appunto è una soluzione che vuole aggregare fonti dati diverse e dati provenienti dalle soluzioni che poi, diciamo, adesso vedremo nel corso della presentazione. Ecco, City Forecast è quello di cui vi ho già parlato, quindi non mi soffermerei più di tanto. Quello che vedete in sottofondo era la cosiddetta mappa di calore, no? Che dà anche in forma grafica degli indicatori di densità di persone in una certa area e quindi appunto consente una miglior pianificazione del territorio. Se passiamo alla prossima, entriamo nel tema dei servizi per la sicurezza, in particolare la sicurezza stradale. In questo caso parliamo di una soluzione che abbiamo realizzato insieme ad un partner che è leader nel mondo della telematica, sia telematica per la gestione delle flotte che la telematica assicurativa, e del gruppo Viasat, che ha realizzato una soluzione che si chiama Street Control, che consente alle polizie urbane, locali, provinciali di effettuare in tempo reale dei controlli sul flusso automobilistico per poter rilevare informazioni, diciamo, controllare in rete informazioni che sono disponibili su database, peraltro pubblici, no? Però poi la consultazione nel modello di processo analogico è la paletta rossa che ferma l'automobilista e chiede patente e libretto per poi fare il controllo. Attraverso questa soluzione, che utilizza delle telecamere con rilevamento e interpretazione dei caratteri, quindi della targa, lo può fare in tempo reale, va a interrogare i database, può verificare se ci sono le coperture assicurative, se la revisione è regola. Se il veicolo è regolarmente detenuto oppure se fa parte di qualche blacklist e così via. Quindi questo è un servizio che poi consente di essere molto, dire, efficaci numero di veicoli che possono essere controllati nell'unità di tempo senza creare particolari problemi al traffico cittadino. Lo stesso servizio può essere utilizzato veramente integrando i dati rilevati con i sistemi di pagamento della sosta o i sistemi di accesso alle ZTL, no? Quindi si può verificare se la sosta è stata regolarmente pagata e quindi, diciamo, intervenire senza dover fare controlli, diciamo, a piedi lungo un'area dove magari sono parcheggiate parecchie vetture. Lo smart lighting è il controllo dei sistemi di illuminazione pubblica. Penso che tutti
abbiamo in mente gli obiettivi di green, no? Quindi la sostenibilità medio-lungo termine dell'uso delle risorse, idriche, risorse elettriche, eccetera. E quindi, diciamo, quello che si vorrebbe fare... Angelo Bergia, spegni il microfono! Michelangelo... Usami Mario, prego! Allora, posso anche salutare Michelangelo, così si ricorda di spegnere il microfono, ci sentiamo dopo. Chiedo scusa, scusatemi. Ciao Mario, ciao. Ciao Michi. Ma figurati, era un piacere sentirti, ma era giusto così. Allora c'è anche il cane. Viva, viva, viva. Allora, dicevo, i servizi di smart lighting sono la trasformazione del processo di controllo dell'illuminazione pubblica per, diciamo, economizzare l'uso delle risorse, no? Quindi si può pensare, oltre all'utilizzo di lampade a basso consumo, ma quello è un processo già in corso in tante parti d'Italia, e anche la remotizzazione del controllo e l'intelligenza basata su modulazione dell'illuminazione anche in funzione del traffico e della presenza di persone e veicoli in una certa area, quindi ottimizzare l'impiego delle risorse. Telegestioni di reti idriche, questo è un discorso ampio che riguarda un po' tutta l'Italia, perché sappiamo che dopo la trasformazione e l'applicazione della telelettura al mondo del gas domestico e industriale, che è, diciamo, molto molto avanti, ci sono milioni e milioni di contatori connessi, l'acqua è la seconda risorsa sulla quale la telegestione e il telecontrollo avranno un impatto rilevante. Purtroppo sappiamo che le reti, anche quelle cittadine, hanno diversi gradi di efficienza, con perdite, eccetera. Però, insomma, sarebbe importante riuscire, oltre ad ammodernare le reti, inserire dei controlli che consentano in tempi veloci di intercettare dei guasti, intercettare delle perdite e consentire l'ottimizzazione. Attraverso il modello di trasformazione digitale che ho descritto all'inizio e che si applica a tutte queste soluzioni, perché poi il paradigma IoT è lo stesso su tutti i fronti, cambiano magari i sensori e tecnologie di trasmissione e ovviamente le applicazioni che sono verticalizzate. Questo tipo di servizio di water metering si può applicare anche al monitoraggio dei livelli delle acque nei fiumi, nei canali di irrigazione e quant'altro, compreso anche l'impiego magari di sensori un po' più avanzati che possono analizzare la qualità dell'acqua, quindi verificare lo stato di inquinamento delle acque, la presenza di particelle di un certo tipo. Ovviamente qui, diciamo, ci sono settori specializzati, università, laboratori, dipartimenti che fanno questi studi, poi la tecnologia applica le tecnologie specifiche per realizzare una soluzione che consente di portare in remoto informazioni che altrimenti richiederebbero molto tempo per essere raccolte. L'agricoltura credo che sia uno dei temi più importanti per l'Italia, anche per ritrovare livelli di competitività su un settore che è uno dei settori importanti dell'economia. Ci sono 1.100.000 di aziende agricole di varie dimensioni in Italia, con dimensione dei terreni media di circa 11 ettari, questi sono gli ultimi dati dell'Istat, però per tutti la trasformazione digitale può offrire dei grossi vantaggi, a partire dalla gestione dell'azienda, quindi semplicemente la digitalizzazione del sistema informativo che magari in molti casi è ancora nei registri cartacei, eccetera, e per questo ovviamente la tecnologia di comunicazione, la disponibilità di reti per trasmettere i dati è fondamentale, quindi il primo passo sarà avere banda larga, fissa o mobile che sia, e poi il secondo la digitalizzazione. Ma poi se entriamo nella gestione delle colture, la gestione che siano coltivazioni in campo, arboricole, orticole
o quant'altro, la tecnologia offre tantissime possibilità per migliorare sia la resa in termini di quantità, sia in termini di qualità del prodotto. E tutto questo avviene in genere con dei risparmi importanti in termini di costi, perché se arriviamo poi al gradino superiore, che è la vera e propria agricoltura di precisione, cioè l'impiego di mappe di prescrizione relative a quello specifico appezzamento, quindi capire quanto concime utilizzare piuttosto che quanta acqua dare in quale momento, utilizzando magari informazioni da reti agrimeteo che ti dicono se sta per piovere oppure no, quindi se l'irrigazione è urgente visto lo stress idrico del terreno, oppure si può aspettare qualche ora che arrivino risorse naturali. È chiaro che le prospettive in termini di miglioramento dell'efficienza e della redditività delle imprese agricole sono molto importanti. Su questo, diciamo, questo è uno dei campi nei quali Olivetti sta investendo molto, e quindi nei prossimi mesi noi già abbiamo una soluzione basata su sensoristica che comincia a dare delle prime informazioni di supporto alla decisione, si chiama Olivetti Smart Farm, e che va a mettere dei sensori meteo, sensori di umidità del terreno, di radiazione solare, bagnazione fogliare dove serve, e poi fornisce delle dashboard che poi l'agronomo o l'agricoltore possono utilizzare efficacemente per prendere le decisioni. Però su questo vedrete nei prossimi mesi parecchie evoluzioni nell'offerta da parte di TIM. Senza dimenticare anche l'integrazione del sistema agricolo con le filiere, perché poi il controllo della qualità end-to-end del prodotto, dalla raccolta alla trasformazione, alla produzione, alla commercializzazione, è sempre più importante, sarà uno strumento per garantire o rilanciare, secondo i termini che vogliamo utilizzare, il made in Italy in un mercato che poi la globalizzazione tende a svilire in termini di valore, no? Quindi il rilancio del prodotto di qualità sarà un elemento di rinnovata competitività per l'Italia. E poi entriamo nel mondo del retail, dove ovviamente non posso non fare un passo indietro nel dire che Olivetti ha una storia pluriennale nel mondo dei registratori di cassa, che sono il primo elemento di fiscalità del negozio. Oggi il registratore di cassa, diciamo, chiamarlo registratore di cassa è un po' riduttivo, perché è un vero e proprio hub del negozio per attivare tutta una serie di processi. Ovviamente in primis l'obbligo di fiscalità, però il registratore di cassa è un oggetto che ormai è connesso alla rete, sia per, non solo per gli obblighi di adempimento della trasmissione telematica dei corrispettivi verso l'Agenzia delle Entrate, che si applica, diciamo, già obbligatoriamente per gli esercizi sopra una certa dimensione, ma che dal 1 gennaio viene estesa a tutti, e quindi è il primo strumento che serve a chiunque svolga un'attività commerciale, sia al dettaglio che in modalità business, quindi attraverso fatture eccetera, ma comunque avere una connettività dal punto vendita o dall'impresa, dall'azienda agricola verso qualunque azienda verso il cloud consente di fruire di una serie di servizi. Per esempio, diciamo, qui abbiamo accennato all'applicazione MyShop2You. Chi ha un esercizio commerciale, ovviamente ci sono diverse specializzazioni, può essere la ristorazione, può essere la vendita di prodotti di un certo tipo, tutti quanti comunque hanno la necessità di creare un'offerta per i propri clienti personalizzata, essere promotori dell'innovazione, ma anche riuscire a gestire la propria attività in maniera efficiente. Quindi possiamo fare qualche esempio: nel mondo della ristorazione, gestire i menu digitali, gestire gli ordini. In questo periodo purtroppo va
purtroppo per fortuna va tanto di moda l'asporto e la consegna, e questi sono servizi che poi vanno abilitati digitalmente perché altrimenti sono ingestibili, la prenotazione dei tavoli e anche i sistemi di pagamento digitale, no? Quindi il, se vogliamo chiamarlo il POS, no? L'apparato che poi c'è nel punto vendita diventa uno strumento unico che interagisce con i sistemi di pagamento, con i sistemi di prenotazione, con i portali e quant'altro serve a fare un servizio end-to-end digitalizzato. Per i negozi di prossimità ovviamente c'è la pubblicazione dei cataloghi, dei listini prezzi, prenotazione dei ritiri e consegne, la prenotazione delle visite, eccetera. Per le palestre, piuttosto che per i centri wellness, calendarizzazione degli appuntamenti, la creazione di brochure sempre con listino prezzi e quant'altro, gestione dei pagamenti o dei prepagamenti. Insomma, questo si applica un po' a tutti gli esercizi, il limite è semplicemente la fantasia. L'ultima, diciamo, soluzione, poi abbiamo fatto un piccolo cenno, è il telecontrollo intelligente del riscaldamento. Penso sapete tutti che da diversi anni c'è l'obbligo di utilizzare dei dispositivi per la contabilizzazione del calore domestico nei condomini. Da recentemente, diciamo, questo obbligo è diventato l'obbligo di riuscire a trasmettere queste informazioni in remoto, quindi la contabilizzazione da remoto del calore domestico. E questo, diciamo, forse è il primo esempio del nuovo corso di Olivetti, perché vedete un piccolo dispositivo che è un contabilizzatore di calore con il logo Olivetti sul fronte ed è un oggettino di design. Quindi è una prima conciliazione e coniugazione del design meets technology di cui parlava Gaetano all'inizio della presentazione, e che racchiude al suo interno un concentrato di tecnologia, ovvero lì dentro c'è un sensore di misurazione del calore, della temperatura ambientale e la temperatura del calorifero per poter calcolare le quantità di calore erogate, c'è un modem Narrowband IoT, ovvero quella tecnologia di rete del 4G e poi ripresa anche nel 5G, che consente di trasmettere a basso costo e con pochissimi consumi di batteria piccole quantità di informazione. C'è un piccolo display anche per comunque poter controllare che il dispositivo stia funzionando. Dietro a questo oggetto, che ovviamente va installato in un certo numero in funzione della dimensione dell'appartamento, c'è una piattaforma, un'applicazione che consente al gestore del condominio di collezionare e amministrare le informazioni, quindi comunque monitorare da remoto esattamente il consumo di calore e la disponibilità dei dati sia in tempo reale. Questo esempio serve anche perché poi si applica ai condomini l'obbligo di legge, però sappiamo anche che c'è un'attenzione crescente verso la sostenibilità, no? il green, come dicevamo anche prima, e quindi oltre, se ricordo male, c'è anche una normativa che lo prevede, però credo che al di là delle normative poi sia un po' anche la coscienza civica, che è spesso anche molto più diffusa nei comuni piccoli, perché comunque il comportamenti virtuosi sono apprezzati e a volte anche premiati, no? Il fatto di poter certificare che la casa è stata costruita con dei criteri di efficienza energetica, quindi risponda a una classificazione, diciamo, alta rispetto a quelle che non hanno rispettato questi criteri, il fatto che la temperatura all'interno dell'edificio non sia mai esageratamente alta e quindi le emissioni di anidride carbonica, dei scarichi del riscaldamento sia limitata nel tempo, eccetera, può essere un valore premiante in alcune logiche, no, di interazione tra la città, l'amministrazione e i suoi cittadini. Quindi un sensore di temperatura, banalmente, non necessariamente contabilizzato del calore, ma un sensore di temperatura, quindi qualcosa di ancora più semplice, che però certifichi in modo assoluto che la temperatura non è mai salita sopra i 21 gradi, per dire, è sicuramente un'applicazione interessante che si potrebbe
realizzare in maniera molto molto semplice. Se non sbaglio, questo era... Sì, direi che abbiamo finito il giro di il mini racconto, perché poi di cose ce ne sarebbero tante altre, quindi abbiamo fatto anche la slide finale con domande, e quindi a questo punto chiunque ha domande ce le faccia volentieri. Esatto, per rompere il ghiaccio ne ho una io che vi pongo, poi ne raccogliamo alcune considerazioni, domande, ulteriori richieste di approfondimenti per la prossima mezz'ora. Queste che banalmente i costi, la sostenibilità, anche come un comune, un ente può finanziarle anche sulla base della vostra esperienza. Provate, appunto, raccogliamo qualche domanda, poi se provate a dirci qualcosa su questo. Anche per aiutare gli enti interessati a individuare delle soluzioni di supporto finanziario che vadano in questa direzione. Dibattito aperto a voi. Chi vuole intervenire, fare qualche considerazione molto libera su quanto ha sentito? Dite pure. Remo Minellono, rompi tu il ghiaccio, dove sei? Remo? Stefano Farrugia oppure? Come... Remo, ti senti? Posso chiedere una cosa? Sì, certo, prego. Buonasera a tutti, Mauro Battistini, consigliere delegato innovazione digitale comune di Monte San Pietro, Emilia Romagna. Premetto una scusa clamorosa, nel senso, le scuse clamorose, nel senso che sono entrato tardissimo e ho colto un messaggio che la tematica IoT, diciamo, è enti locali come possono fare questo, quindi mi sono perso molto dell'inizio, non vorrei dire una sciocchezza, però vorrei condividere un'esperienza che stiamo portando avanti qui nel Bolognese, in Emilia Romagna in particolare, sui sensori IoT, perché noi come enti locali stiamo già avviando una sperimentazione dove installeremo qualche sensore IoT, studiandone un po' tutto il tema, perché sembrava inizialmente che fosse un sistema chiuso, poi si scopre che sono delle interfacce, poi bisogna comprare i sensori, insomma è un bilancino che pian pianino si aggiunge, però per controllare per esempio consumi energetici di una scuola e cercare attraverso politiche di sensibilizzazione anche ridurli, ma il tutto è stato infrastrutturato da quella che noi abbiamo in Emilia Romagna, che è la in-house Lepida, che ha creato una rete LoRaNet attraverso delle antenne che hanno installato loro, ovviamente essendo un in-house della regione, con fondi della regione, però per cercare di promuovere a grande livello questo, sia per la questione della gestione della viabilità, anche quella alternativa, perché qualcuno sta valutando avveniristici sensori per passaggio di biciclette, però ci sono diverse cose applicative. Ma noi ci siamo trovati un contesto preparato a monte, ecco, era questo, e ho colto invece più a livello nazionale, dalle parole che diceva lei, Bussone, dottor Bussone, e c'è anche una fase dove qualcuno forse non ne sa ancora molto di questo. Scusatemi se ho fatto un intervento poco pertinente. No, molto opportuno. Altre domande? Buon pomeriggio, ancora grazie all'UNCEM e a tutti voi per queste occasioni che si ripetono in questo anno tutto speciale. Più che una domanda, ecco, un ulteriore stimolo a investire in questo settore. UNCEM con i piccoli comuni in questi anni ha fatto tanto, abbiamo fatto tanto. Il tema dell'accessibilità digitale, del digital divide, è stato finalmente recepito, ma diciamo davvero di cuore, finalmente. Ahimè, ci doveva essere una tragedia di questo livello per capire l'importanza di poter lavorare anche in aree remote, in aree montane,
poter rimanere a vivere qui. Un tema che potrebbe essere davvero così uno stimolo per noi montanari e relativo anche all'IoT e all'accessibilità potrebbe essere quello collegato anche alla fruizione degli spazi alpini, gli spazi in questi giorni sciistici. Vi faccio un esempio: in quest'estate abbiamo provato a candidare un progetto con i colleghi dei Pirenei proprio in questo ambito, perché cosa è successo? Si sono trovati a dover gestire un accesso spropositato alle aree naturali da parte dei turisti, di famiglie, e quindi c'è stata la necessità di ideare delle soluzioni digitali in questo ambito. Marco, perché no dare già, più che chiedere di più che lamentare, proporre già la soluzione in alcuni casi per poter accedere agli spazi naturali sciistici o no, che non sia tratto solo di sciisti, lo sappiamo bene. Questo potrebbero, gli strumenti digitali ci aiutano in questo ambito. Cosa ne dite voi che siete ingegneri? Grazie a Nuria Mignone, con cui lavoriamo da tempo su moltissimi fronti, in particolare, come dicevo, sulla programmazione comunitaria e sui progetti europei. Facciamo ancora una domanda, una considerazione, poi lasciamo a Gaetano, a Mario di rispondere, aggiungere qualche elemento. Prego. Allora, se non ci sono altre cose, concludiamo questo primo giro, poi ne faremo un secondo. Rimarco, sono molto interessanti effettivamente le considerazioni fatte, quella di Battisti, se dico bene, sulla mancanza di conoscenze, di competenze, sfonda in noi una porta su cui dobbiamo aggiungere una stanza di lavoro, cioè dobbiamo continuare a insistere, ecco. Quindi i motivi di questi incontri sono proprio per andare in questa direzione di aumentare competenze e conoscenze. Gaetano, Mario, a voi. Sì, allora, a Battistini dico soltanto una cosa. Ovviamente siamo a conoscenza della diffusione di alcune reti LoRaWAN a livello regionale. E ovviamente come operatore licenziatario delle telecomunicazioni abbiamo una preferenza, non dire nasconderla, per le nostre reti. Però mi lasci dire, le soluzioni di cui abbiamo parlato poi sono più delle volte agnostiche rispetto alla tecnologia di trasmissione radio, nel senso che la tecnologia radio è un pezzetto della soluzione. Ovviamente il nostro interesse è fornire soluzioni e soprattutto garantirle end-to-end, no? Quindi la nostra scelta e preferenza per le tecnologie radiomobili non è soltanto dettata dal fatto che abbiamo investito qualche fantastiliardo, non so quale unità dovrei utilizzare nella realizzazione di reti, oltre che acquisire le licenze dal Ministero ogni volta che ci sono state le gare, no? Ma anche nell'esigenza di dover garantire questi servizi per lungo tempo, perché l'investimento che si fa nella trasformazione digitale non è che finisce domani, no? È un investimento che si fa a medio e lungo termine. Quindi l'esercizio di una rete che poi ospita milioni e milioni di utenti o milioni e milioni di oggetti è qualcosa che deve durare nel tempo, e quindi riteniamo che, insomma, ci siano le economie di scala. Se però senza nulla togliere a tecnologie alternative, che peraltro qualche volta magari abbiamo utilizzato anche noi in zone dove inizialmente non c'era la copertura adeguata per poter trasmettere le informazioni. Quindi ben vengano queste iniziative, ma è proprio importante che le applicazioni che ci si costruiscono sopra siano fruibili e garantite verso il cliente finale. Riguardo allo stimolo che veniva dalla dottoressa Mignone, ci sono delle soluzioni che effettivamente si potrebbero proporre, no? Poi ci siamo messi a pensare un po' in tutta fretta a come applicare alcune tecnologie al contesto che si è venuto a creare con l'emergenza che stiamo ancora vivendo, e di fatto negli spazi aperti il sistema migliore è quello di elaborare con delle macchine che sono in grado di applicare algoritmi di intelligenza artificiale i flussi video, no? Quindi anche in aree aperte è possibile
utilizzando delle normalissime telecamere, poi trasportare queste informazioni verso le piattaforme, elaborarle e fornire una stima piuttosto accurata del numero di persone che sono presenti in quel momento. Quindi se bisogna disciplinare l'accesso agli spazi, perché purtroppo oggi è così, e verificare che le norme siano applicate, l'analisi dei video è uno strumento, quindi la computer vision è quello che, come Olivetti, noi stiamo mettendo in piedi per poterlo applicare in questi casi. Ovviamente magari va complementato con dei sistemi gestionali per poter prenotare l'accesso alle risorse in questione e quindi disciplinare a monte l'accesso e non soltanto poi una volta arrivati, dopo aver fatto qualche centinaio di chilometri per arrivare su un bellissimo paesaggio alpino, può scoprire che non c'è più posto per entrare. Quindi questo potrebbe essere un suggerimento. Io aggiungo solo una cosa, visto che si è toccato il tema della formazione e dell'informazione, perché poi è vero, è un mondo, cioè il mondo dell'evoluzione digitale corre, no? Siamo noi i primi che ci siamo immersi e che ci lavoriamo tutti i giorni a doverci informare a livello generale, globale, perché poi comunque le cose non nascono soltanto in Italia, lo vediamo adesso dalle guerre sul 5G fra Cina e Stati Uniti a tutto ciò che ne consegue. Quindi l'informazione sicuramente è uno strumento di base per essere perlomeno aggiornati su quello che succede. La formazione lo è altrettanto. Io prima ho citato non a caso il risorgimento digitale, perché anche noi come Olivetti stiamo facendo delle masterclass continuative che sono rivolte anche alla pubblica amministrazione, quindi si parla di IoT, si parla di big data, si parla di retail, ci sono una serie di argomenti. Come le facciamo noi, le fanno anche altri su temi che possono essere comunque legati a questo mondo. Quindi magari, se vuoi, poi Marco ti posso mandare qualche link da divulgare, ma proprio perché anche questo è un qualcosa che facciamo totalmente gratuitamente per la comunità, no? E ancora una volta torno sul concetto di comunità olivettiana, che oggi, per come ci vediamo in questo momento, no, siamo più community se seguiamo questo percorso di evoluzione digitale. Quindi sfruttiamo questi strumenti che in questo momento qualche vantaggio ce l'hanno, anche perché anche io sto parlando più o meno tutte le settimane a eventi con gente che dal Sud America agli Stati Uniti. Se fossimo stati nella normalità, questo confronto continuativo non l'avremmo mai avuto. Invece, diciamo, mettiamo a fattor comune anche quello che possiamo fare, e lo mettiamo ben volentieri a disposizione. Esatto, prego. Chiedo scusa per il nome che appare, è corretto quello che diceva il nome citato dal dottor Polosa, Battistini, ma non è nessun problema. Volevo replicare una cosa, perché lo stimolo è molto interessante. Io per patria residenza non è che volevo difendere l'avanguardia emiliana e o il modello emiliano, anche perché in molti aspetti è molto vero quello che diceva il dottor Polosa, abbiamo visione più di qualche cosa a livello più alto, più nazionale, più strutturato e più lungo nel tempo da mantenere, perché tante soluzioni creative, e ne cito una su tutte che è il mio punto di partenza, nel 1994 noi creiamo la rete Iperbole a Bologna, che era innovativa. Oggi probabilmente facciamo fatica a tenere dietro il trasferimento digitale dei servizi dagli enti locali a Pago PA, IO, SPID e quant'altro. Quindi non c'è stata tutta questa evoluzione consolidata. Questo a segmenti, qualche regione ha sperimentato di più, qualche regione ha sperimentato di meno. Oggi anch'io concordo su quello che deve essere una visione strategica che ci doni un qualche cosa che possa essere mantenuto nel tempo, semplice e fruibile per tutti. Con un progetto di questo genere e partner che hanno, a me piace la visione olivettiana, dal fondatore all'evento che fecero qua al Masta Bologna, che ha ricordato bene qual era questa visione, mi piace questa partnership. Ovviamente sono arrivato tardi, non ho potuto seguire tutta una logica e potrei avere fuorviato il mio intervento,
però è una visione che condivido, non voglio difendere parcellizzazioni e quant'altro. Bella anche il discorso del risorgimento digitale, ed è importantissimo però che venga accelerato, il dottor Bussone lo sa molto meglio di tutti, che venga accelerato la connessione per tutti. Noi abbiamo dei problemi sul territorio con degli studenti in obbligo a casa dove si litigano veramente la connessione all'ultimo mega, ok? Neanche, cioè proprio neanche magari mega, perché arriviamo in alcuni casi a 3-4 mega di connessione, e viviamo tutti quello che state vivendo tutti voi. Credo che l'intervento che ha seguito il mio primo rappresentasse noi montanari, come ci chiamiamo noi abitanti di un terreno molto rugoso, e abbiamo bisogno di grandi visioni. L'UNCEM in questo ci sta aiutando tantissimo, non è una sviolinata per il dottor Bussone, ma noi ne abbiamo beneficiato un pezzo, e questi webinar, purtroppo non vissuti dall'inizio, per me accrescono delle cognizioni, delle competenze e anche la capacità di contaminare gli enti locali e le persone nell'ingresso in un nuovo futuro che non ha alternative se non tante che passano attraverso il digitale. Chiedo scusa se mi sono dilungato. Sì, grazie. L'interconnessione fra infrastrutture di rete e nuovi servizi mi sembra che sia decisiva, e dobbiamo rimarcarla a ogni livello, da quello ministeriale a quello regionale, all'interazione con le imprese, come oggi pomeriggio. Ci sono altre domande, considerazioni? Io già chiedo a Gaetano Di Tonno e a Mario Polosa se mi trasmettono la presentazione, così la inseriremo sul sito anche dell'UNCEM, perché alcuni hanno chiesto. E renderemo fruibile anche il filmato rispetto al passato e al futuro di Olivetti, a cui siamo tutti molto legati. Sì, te la mando in serata, e cambio la slide, inserisco il link direttamente dove c'è il filmato, così è più leggera. Ottimo. Altri interventi, considerazioni? Ho visto che c'è anche Alberto Mazzoleni, vicepresidente nazionale, ho visto Stefano Savaris del BIM di Belluno, tanti amici, Sergio Farrugia e tante altre persone con cui stiamo lavorando moltissimo su questi fronti, sindaci e amministratori. Noi avremo altri due appuntamenti in forza di questo lavoro che stiamo facendo con team, il 7 se non ricordo male e la settimana successiva, adesso poi faremo circolare le informazioni, dove cerchiamo, così come abbiamo condiviso con l'amministratore delegato all'interno della nostra assemblea, cerchiamo di approfondire gli aspetti e mettere in relazione l'impresa con il sistema degli enti territoriali. Sì, Marco, sono Claudio Bianco da Stonte. Prego, ciao. Scusami, solo un intervento, anche se magari l'avete detto, anch'io ho seguito Singhiozzo. Buonasera a tutti. Io fra l'altro il doppio cappello, mi devo denunciare, ma non è una denuncia, lavoro in team, nel centro studi, e sono stato amministratore qua a fronte. La domanda, Marco, è sulla partita del 5G, so che tu ti stai battendo, ci sono, adesso dopo il decreto semplificazione c'è stato uno scemare dell'opposizione, si è ridotta. Quello credo sia un altro elemento importante per gli sviluppi della rete, cioè l'infrastruttura va potenziata, sta andando avanti il deployment FTT CAB, quindi la fibra fino al cabinet, sono stati sbloccati diversi cabinet, dobbiamo secondo me non mollare il tiro su comunicare bene la questione del 5G, è un argomento che voi avete già gestito come UNCEM, però converrà riprendere i lavori che avete fatto e essere bravi nel comunicare che questa tecnologia assieme alla fibra ci aiuterà a servire soprattutto con le soluzioni FWA le aree di montagna e collinare. È solo uno spunto pro futuro. Grazie Claudio. No, grazie, è prezioso. Anche Oscar Mader in chat prima chiedeva informazioni rispetto alla banda ultralarga e al lavoro che si sta facendo su molti fronti. Io su questo sospendo, non do una risposta, mi permetto di non darla, nel senso che avremo prima di Natale anche altre occasioni per approfondire il tema rispetto al 5G e anche rispetto al tema banda, sia con l'operazione
dello Stato italiano, di Infratel per capirci, sia con le operazioni che gli operatori privati di telefonia, le telco stanno facendo, avremo modo di approfondire. Sono d'accordissimo e credo che tutto, almeno il board e lo staff di Uncen lo sia, e dobbiamo insistere affinché le sperequazioni vengano effettivamente vinte, con risorse pubbliche anche messe a servizio dei territori per superare sperequazioni territoriali e disuguaglianze. Mi sembra necessario tenere il punto e la barra molto dritta. Non so se Claudio sei d'accordo con la mia pseudo risposta. Non si è approfondito il tema dei fondi, scrive Andrea. Qualche parola sui fondi, Gaetano, Mario. Dove trovare qualche risorsa sulla base della vostra esperienza avuta in questi anni su questi fronti? Ci dite qualcosetta? Mario, vai tu. Come vuoi. Ma insomma, diciamo che su questo siamo attivi soprattutto come team, quindi magari anche i colleghi nei prossimi interventi potranno essere un po' più precisi, però ci è ben chiaro che la digitalizzazione in alcuni settori, diciamo sostanzialmente quando escludiamo il privato perché lo fa per aumentare competitività della propria azienda eccetera, ma in molti altri settori necessariamente passa per diciamo incentivi, agevolazioni, insomma non necessariamente bisogna trovare finanziamenti al 100% perché comunque i benefici della trasformazione si misurano e quindi sono tangibili, però quello che noi cerchiamo sempre di fare parallelamente all'ideazione di nuove soluzioni è anche di affrontare il tema del reperimento dei fondi, no? Quindi per dirne una, il momento in cui sono stati erogati i provvedimenti per l'industria 4.0, abbiamo provato a capire se si potevano applicare anche alla digitalizzazione dell'agricoltura, e quindi una black box installata su un trattore lo trasforma in un oggetto 4.0 e dà luogo ad agevolazioni fiscali. Lo stesso, so che ci sono delle certificazioni, diciamo così, della sensorizzazione anche non necessariamente di un mezzo agricolo in movimento, ma la digitalizzazione che passa attraverso la sensorizzazione di un appezzamento di una coltura con sensori che trasmettono i dati in cloud lo rendono, diciamo, accessibile, comunque qualificabile come una connessione che beneficia degli incentivi 4.0. Questo è solo un piccolo esempio, però stiamo anche cercando di stimolare la discussione sul recovery fund perché possa erogare correttamente una serie di agevolazioni, incentivi che facilitino la trasformazione digitale del territorio, insomma in tutti gli ambiti di cui abbiamo parlato e non solo. Sul PNRR Next Generation EU Recovery Fund confermo l'impegno da parte nostra nella direzione che poc'anzi diceva Polosa, cioè individuare risorse volte alla digitalizzazione. Come dicevo, c'è anche questo bando di cui avremo notizie credo nei prossimi 10 giorni rispetto a 30 milioni di euro del Ministero della Digitalizzazione, o adesso forse ho detto una cifra errata ma per difetto, che dovrebbe arrivare a vantaggio degli enti locali per interventi legati alla digitalizzazione e al miglioramento dei sistemi informativi. Però su questo potremo anche fare un approfondimento se Gaetano e Mario avranno anche materiale in merito, altre considerazioni le inseriamo online, lascerei a voi anche se volete mandarci ulteriori cose di completamento a quanto detto. Sì, volentieri, magari verifico anche con Giulio, tanto con Giulio ci sentiamo più o meno tutti i giorni, perché poi, come diceva Mario, su tutta una serie di temi anche noi diciamo li lavoriamo insieme a tutta la parte finance, finanza agevolata, che all'interno di gruppo poi è dedicato a questo scouting, a questa analisi, quindi assolutamente sì. Bene. Allora mettiamo online il materiale e ci aggiorniamo nei prossimi giorni, sempre con una seconda tappa di questi incontri con team, e noi possiamo, credo, ringraziare tutti i partecipanti, eravamo molti, siamo scesi un po' fisiologico, ma potremo rivederci prestissimo. Ringraziamo Gaetano Di Tondo
e Mario Polosa, Olivetti appunto per team, e Olivetti con il futuro che speriamo sia ancora importante, lo sarà sicuramente per il paese, anche per la città di Ivrea, per il canavese, permettetemi questo sguardo un po' campanilista su quel territorio, ma guardando di lì al paese, ai servizi che si potranno montare da quell'area così preziosa nella nostra storia. Io vi ringrazio, sono contento, abbiamo imparato delle cose e possiamo guardare al futuro, mettiamo alto. Andiamo avanti, determinati, fate una buona serata e ci vediamo prestissimo. Ciao. Grazie, a tutti. Un saluto a tutti. Grazie a tutti. Ciao.